Ciao a tutti ragazzi, prima di cominciare la prossima avventura devo fare il level up di Florenze che ha raggiunto livello 2. Quindi per prima cosa dobbiamo tirare casualmente quale sarà il suo bonus. Quindi tiriamo due dadi, otteniamo un 5 che significa più 1 movimento e più 1 di 8 punti sanità. Quindi lei passerà a più 5 punti sanità. Quindi Florence passa a 17 punti sanità permanente e ha anche un più 1 movimento permanente. Per quanto riguarda l'abilità che Florence ha voluto prendere, si tratta della prima abilità dell'albero delle guarigioni, si chiama Triage. Ogni volta che curerà punti ferita a un altro eroe, può recuperare un punto crit facendo un 4 più su un di 6. In più guadagna un punto crit permanente, quindi aumenta il suo massimale di crit di 3 punti, passando così, cioè di un punto, passando così a 3. Detto questo, procediamo con il dungeon. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Let's Play Shadow of Brimstone in italiano. I nostri eroi hanno appena finito il loro town stay in una città ferroviaria, in cui si sono rifocillati e si sono preparati a questa missione. Dunque, perché ho esitato un po' a dire a questa missione? Perché quella che ci è capitata casualmente è una missione veramente pesante. Vi leggo la descrizione. Allora, quando una nuova miniera ricca di Darkstone è apparsa nelle colline, i cercatori d'oro della zona si sono riempiti di felicità, erano felici. Praticamente nessuno si è chiesto perché questa miniera fosse apparsa dal nulla. Ah, maledizione a queste persone avide, ma è finalmente diventato tutto chiaro. Tutte le persone che sono entrate dentro quella miniera non sono mai uscite e quindi sono cominciati i terremoti. Ve lo dico io, quella non è una miniera, c'è qualcosa lì dentro. C'è qualcosa dentro quella montagna e sta mangiando il mondo da dentro quella miniera stessa. Allora, questa missione ha un setup particolare. Allora, l'inizio è al solito all'interno della miniera perché siamo andati a esplorarla, ma dobbiamo prendere i segnalini di esplorazione, cioè questi, e dobbiamo dividere i segnalini con gli indizi da quelli senza. Quindi questi sono i segnalini senza indizi, questi sono i segnalini con gli indizi. Dopodiché dobbiamo prendere i segnalini senza indizi, questi qua, li dobbiamo mescolare un po', insomma, casualmente, ne dobbiamo rimuovere 3. Normalmente il totale di segnalini di esplorazione è 12. In questa missione, dato che ne leveremo 3, sarà 9. E leviamo quindi 1, 2 e 3. Dopodiché prendiamo i segnalini questi con le clou, con gli obiettivi, gli indizi e insomma cominciamo un po' a mescolare tutto. Quindi fondamentalmente in questo mazzo di segnalini esplorazione ci sono 5 segnalini indizi e 4 segnalini senza indizi. Quindi è molto facile trovare indizi in questa missione. Allora, facciamo questa pila di oggetti. Quindi segnali di esplorazione e mettiamo qua. Dopodiché come funziona? Fatto questo, il nostro obiettivo è arrivare appunto a capire che cosa c'è in questa miniera, che cos'è che ci sta creando tutti questi problemi. Allora, c'è una cosa particolare. Ogni volta che prendiamo un segnalino di esplorazione che non ha un segnalino indizio, avviene un terremoto e quindi praticamente subiamo il risultato 4 del Falling Rumble, che significa che un eroe subisce un di 6 colpi a causa delle rocce che crollano, eccetera, eccetera. Il nostro scopo è ogni volta che troviamo, per riuscire ad arrivare alla fine di questa avventura, ogni volta che troviamo un segnalino indizio, dobbiamo tirare un dado giallo, questo qui, e aggiungere un più 1 per ogni segnalino indizio che era già stato trovato in precedenza. Se il risultato è 6 o meno, gli eroi
non trovano la stanza finale, ma aggiungono una carta Growing Dread al mazzo. Se invece il risultato è 7 o più, gli eroi hanno trovato l'ultima stanza, e lì poi vi descriverò che cosa andiamo a trovare. Quindi questa è la nostra avventura. Con detto questo, ragazzi, possiamo cominciare. Questa volta non mi sono scordato di dare un punto critto a tutti, e cominciamo subito con il tiro per la lanterna, che cominciamo con un doppio 1. Quindi subiamo subito un agguato. Non siamo nemmeno entrati in questa miniera che subiamo un agguato. Un attimo che mescolo il mazzo degli incontri e vediamo che cos'è che ci sta attaccando. Giallo, cioè, non siamo nemmeno entrati. Allora, vediamo che cos'è. Si tratta di uno sciamano e un D3 più uno guerrieri. Quindi vediamo quanti guerrieri sono. Sono tre guerrieri e uno sciamano. E vediamo direttamente di che tribù fanno parte questi uomini serpente. Ultimamente li stiamo incontrando spesso. Allora prendiamo una carta tribù casuale tipo questa. E poi prendiamo direttamente anche il feticcio dello sciamano. Allora, lo sciamano come feticcio è il Voodoo Doll, che era lo stesso che era capitato nell'avventura precedente, ovvero potrà maledire un giocatore, mentre la tribù Striking Shadow Tribe attaccano sempre in ambush. Beh, questo era comunque un ambush in agguato, e hanno più due movimento e più iniziativa. E poi a questo punto prendo anche il deck di magie dello sciamano. Ragazzi, è successo qualcosa di veramente seccante. Come vedete, il dungeon si è espanso parecchio rispetto a dove si è interrotto il video. Ho giocato per quasi 2 ore e abbiamo sconfitto gli uomini serpente. Superati gli uomini serpente, nella stanza qui immediatamente di fronte abbiamo dovuto affrontare uno slasher e dei dead gunslinger, cioè dei non morti pistoleri. Dopodiché abbiamo esplorato quella stanza e non abbiamo trovato niente. Quindi siamo arrivati in questa stanza qui di fronte, e mentre la esploravamo abbiamo subito una sfida dal leggendario gunslinger non morto. Una miniatura bellissima, tra l'altro. È una sfida lunghissima, sparata con un combattente che non si fa in maniera normale, ma si fa proprio a mo' di sfida, di duello western. Con molta difficoltà siamo riusciti a vincere. Molly ha anche dovuto usare il suo segnalino resurrezione. Abbiamo trovato un sacco di oggetti interessanti. Aspettate, passerò un attimo davanti la telecamera, ma vi faccio vedere. Sanchez ha trovato questo oggetto che gli permette di, una volta per partita, poi lo dovrà scartare, di lanciare praticamente un incantesimo. Sempre Sanchez ha trovato questa cintura, che però non può utilizzare visto che ne utilizza già una, che ha prestato temporaneamente a Molly, che volendo la comprerebbe. Molly ha trovato quest'ascia, che non usa ma ha intenzione di vendere o di dare a Sanchez o a Florence, a seconda di cosa gli interessa. Florence ha trovato il Tome of Vontarro, un libro che una volta per avventura può eliminare una carta Darkness. Malopasso ha trovato questa croce, che se utilizzata in corpo a corpo darebbe più uno combat a una mano sola e dà meno uno ai tiri per colpire quando si subiscono attacchi da demoni, non morti o fantasmi. Ragazzi, infine Florence ha trovato anche questa corda che le fa tirare 2 dadi extra sugli skill test, ma la può perdere tirando un risultato di 1 o 2. Ragazzi, è ridicolo, perché non mi piace quello che sto facendo, cioè che vi sto semplicemente descrivendo quello che è accaduto, però avendo già modificato le schede mi scoccerebbe veramente tantissimo rifare questa avventura dal principio a causa di questa sciocchezza che è capitata con la macchina di registrazione. Quindi vi chiedo scusa, purtroppo desidero recuperare l'avventura da qui. Mi dispiace se non è un servizio proprio eccezionale, spero che vi accontenterete semplicemente di questa descrizione.
Non siamo ancora riusciti a trovare la stanza finale, ma abbiamo trovato almeno un indizio. Quindi detto questo, passerò di nuovo davanti alla telecamera e purtroppo recupero l'avventura da qua. Vi chiedo veramente scusa, ma non me la sento di cancellare tutto quello che è accaduto e rifarlo. Noterete anche che ci sono diversi punti corruzione che abbiamo guadagnato, ma anche tante Darkstone. Abbiamo perso punti di sanità. Mi dispiace veramente tanto, soprattutto per il duello con il Gunslinger Outlaw, con l'Undead Gunslinger, che è una bellissima miniatura, guardate, anche se non è ancora dipinta, che purtroppo non è andato registrato. Veramente, che scocciatura! Ah, vi dico anche che Molly è salita di livello. È salita di livello, ha guadagnato più uno spirit e tre punti, come si dice, SP, sanità, che l'hanno portata a 21 punti di sanità totale, soprattutto a spirit 6, che vuol dire che fa 6 attacchi col suo arco. Comunque ragazzi, ripeto, vi chiedo scusa e riprendiamo da qui. Avevo intenzione di staccare il video immediatamente finito il duello con il Gunslinger Outlaw, vedete? E purtroppo è stato in quel momento che mi sono accorto che la telecamera aveva cessato di registrare. E quindi, insomma, ragazzi, riprendo da qui il video. Nuovamente vi chiedo scusa, mi dispiace per questa cosa veramente anticlimatica. Detto questo, andiamo avanti. Stiamo ancora esplorando questa miniera per capire cavolo si nasconde qui dentro. Facciamo subito un tiro per la lanterna. È un doppio 2, quindi questo segnalino si muove di 2. E peschiamo una carta Growing Dread che si andrà ad aggiungere allo stack. La metto qua. Molly si muove di 1, quindi di 2. Fa 1, 2. Recupera un punto grit e prova a fare uno scavenge in questa stanza, ma non trova niente. Tocca a Florence, che si muove di 5, 1 più 1 6, 2 3 4 5 6. Prova anche lei a fare scavenge, non ci riesce. Spostiamo questo di 1. Tocca a Sanchez, che si muove di 2, quindi fa un punto grit, si ferma qui, anche lui prova a fare scavenge, lui ha un dado extra, fa un 6, quindi fa 10 punti esperienza. Ora vi aggiorno anche sul totale, fa 10 punti esperienza, che va quindi a 835 punti esperienza, e vediamo che carta scavenge trova. Mi dispiace veramente tanto per questa cosa, ma poi è un'avventura veramente bella. Cioè, abbiamo affrontato talmente tanti di quei mostri. Mannaggia. Allora, la carta scavenge non ha trovato niente. Ma passiamo a Malopasso, che si muove di 3. 1, 2, 3. Non può fare scavenge perché è stato fatto in precedenza da Sanchez. E io direi, visto che stiamo esplorando questo lato del dungeon, che posso... Sì, eventualmente leverò un po' di cose da qui, perché sta diventando enorme questa mappa. Nuovo turno. Allora, tiro per la lanterna. Che riesce? Dunque, anche se questo forse era qui. 1, 2, 3, 4... No, giusto qui. Molly si muove di 4. Quindi sufficiente a esplorare questa stanza. Vediamo che cosa troviamo. Troviamo a Rail Tunnel. Eccoci ragazzi, ho smontato un po' il dungeon perché era diventato troppo grande. Ricordiamoci che veniamo da qua. Anzi, per ricordarcelo, metto qui il simbolo della porta. Così. E va bene. Molly ha agito, Florence si muove di 1, quindi si mette qui e fa un punto, qui fa un punto grit. Sanchez si muove anche lui di 1, fa un punto grit, questa volta se lo tiene invece di trasformarlo in un punto dinamite, perché ne ha sufficienza di dinamite. E infine Malopasso intanto prova a curarsi, che non l'aveva fatto il turno prima. Ci riesce e si cura 2 punti ferita, quindi fa 10 punti esperienza. E va a 1060 punti esperienza.
E quindi mettiamo un segnalino in esplorazione rivelando. Allora, c'è un altro segnalino incontro, quindi vuol dire che adesso tiriamo un dado giallo più 2, e se facciamo un risultato di 6 o di 7 o più, vuol dire che abbiamo incontrato il motivo per cui questa caverna continua a crollare. L'abbiamo fatto. E allora, ragazzi, mi dispiace veramente arrivare dopo questo taglio al video così alla stanza finale, però, amici miei, vi faccio vedere perché in questa caverna stanno accadendo terremoti e ci sono tanti tanti problemi. Perché c'è questa creatura. Allora, questa creatura ha delle regole speciali per cui la sua base può uscire anche dalla mappa. Quindi, ragazzi, mettiamola così vi potete godere meglio. Abbiamo incontrato il Burrower. Quindi questa stanza è chiusa. E questo è un combattimento veramente epico. Ragazzi, epico. Il Burrower non arriva mai da solo. Arriva sempre insieme a dei tentacoli. Perché in realtà i tentacoli non sono altro che parte delle sue braccia. Allora, prendiamo la sua scheda, ve la mostro e vi spiego un po' come funziona. È un nemico molto particolare. Vi dico che non so se ce la faremo, perché è uno scontro veramente epico. Allora, il nostro amico Burrower ha iniziativa 1, poi ha appunto una base enorme, dobbiamo mettere così, ma come vi spiegavo lui può coprire anche zone di mappa che fuoriescono dal... Allora, Withering Form, quando viene aggiunto, cioè quando appare insieme a un dado giallo di tentacoli, 5 tentacoli. Ah, che cominciano no in agguato. Quindi, ragazzi, i tentacoli cominciano già ingaggiati. Quindi un tentacolo sarà ingaggiato a un bersaglio casuale. Vediamo chi. Su Molly. Ricordo che Molly non ha più il segnalino resurrezione. Ok. All'inizio di ogni turno, se ci sono meno tentacoli in gioco del numero degli eroi, tira un dado. Con un tiro di 4 più aggiungi un di 3 più 1 tentacoli al combattimento. Anche questi in agguato. Quando il Burrower è in gioco, i tentacoli non ottengono abilità elite, a prescindere dal livello del party. Quindi almeno questo. Quindi questi tentacoli non hanno abilità elite, per fortuna. Prendiamoli comunque. Tentacoli. Vi ricordo che i tentacoli allora sono lenti. Faccio rivedere la scheda, hanno iniziativa 2, ma sono abbastanza seccanti perché quando fanno un tiro per un 6 per colpire ignorano la difesa dell'eroe e fanno 3 attacchi da 3 danni l'uno. Bene. Endurance 5, questo, il Burrower non può mai subire più di 5 punti ferita in un attacco. Unspeakable Terror, all'inizio dell'attivazione un eroe che si trova nello stesso tile o nel tile adiacente subisce 3 colpi orrore. Firing Moth Tentacles, gli eroi non devono fare test di fuga per muoversi via dal Burrower. Tuttavia, ogni volta che un eroe entra in uno spazio o comincia la sua attivazione in uno spazio entro 2 caselle dal Burrower, devono fare un test di fuga contro il valore del Burrower. Se fallito subiscono un di 6 colpi. Quindi praticamente invece di essere bloccati si subiscono colpi. In più, per quanto riguarda le sue azioni, si tireranno a una sorta di tabella dell'intelligenza artificiale. Ma non è finita qui. Abbiamo un eroe di livello 3, quindi il Burrower ha un'abilità speciale. Abilità speciale la numero 6, Master of Tentacles. I tentacoli prendono abilità elite, quindi
Vediamo che abilità elite avranno i tentacoli in questa battaglia. 1. Un eroe ferito da un tentacolo non potrà muoversi durante la prossima fase di movimento. Quindi impedisce il movimento quando feriscono, perché si avviglia. In più adesso vi dico un'altra bellezza del burro, che sono i suoi punti di ferita. Ragazzi, questo burro era la bellezza di 80 punti di ferita. E quindi diamo inizio alle danze. Primo turno, tiro per la lanterna. Fallito. Prendiamo una carta Darkness. La carta resta in gioco e dice che ogni volta che un eroe viene mandato KO, la Darkness si muove di un di 3 caselle avanti. Io direi di utilizzare il tomo di Vontaros, di Vontarro, che ha trovato Florence, che può annullare una volta per partita una carta Darkness. Annulliamo direttamente questa. Dopodiché, allora, i tentacoli iniziativa 2 più 2 è 4. Io direi di muovere Molly. Molly deve fare intanto i suoi test di Unspeakable Terror. Quindi sono 3 colpi terrore. Ne subisce uno. Allora, sia i tentacoli che il burro sono nemici Void. Lei ha il Mark of the Void, che praticamente dà più 1 danni contro questi tipi di mostri. Allora, intanto vediamo di quanto si muove. Si muove di 1, quindi 2, il che è sufficiente a farle fare. Si mette qui, per così non si avvicina dentro due caselle da... Vabbè che lei non fa test escape, è immune, quindi può anche avvicinarsi. Si mette qua, fa un punto grit e comincia a sparare. Lei ha 6 attacchi adesso, con la caratteristica di spirito a 6, e spara le sue frecce. Un colpo critico e 2 colpi normali. Io userei il punto grit per ripetere i colpi falliti. Un altro colpo critico. Allora, i tentacoli hanno difesa 2 e 6 punti ferita. Io con i colpi critici farò un D6 più 1 e con i colpi normali un D6. Io direi di eliminare un po' di tentacoli, anche se riappariranno, giusto per limitare i danni. Allora, primo colpo critico su questo tentacolo, farà un D6 più 2. Ovvero 1 è l'unico risultato che non lo uccide. Consumo una delle frecce speciali. Ne avevo consumata una durante l'avventura, quindi me ne restano 7 e lo uccido. Poi un altro colpo critico su questo tentacolo e gli faccio abbastanza da ucciderlo. È un colpo normale sul tentacolo su Florence, quindi faccio un D6 meno 1, visto che hanno difesa 2. Quindi faccio 3 ferite che non bastano, e l'altro colpo normale sempre su quel tentacolo, e gli faccio una ferita che basta, quindi uccido 3 tentacoli, il che dà a Molly 35-70, 105 punti esperienza. Quindi Molly passa a 540 punti esperienza. E almeno abbiamo fatto fuori questi tentacoli. Adesso tocca ai tentacoli, perché in ambush hanno più 2 iniziativa. E allora il tentacolo summa lo passo, gli fa i suoi 3 attacchi. Ricordiamo che il 6 ignora la difesa, ma lo passo al cappuccio, che potrebbe difenderlo a prescindere. Io direi che quasi quasi me lo passo, invece di subire il colpo provo a fare uno smite prima che il tentacolo... Ah, devo rivelare la carta che lo invento, ora lo faccio. Riveliamola subito. Move the darkness one step forward, ok. Allora, me lo passo, provo a fare uno smite prima di subire il colpo. Chissà che non riesca a uccidere il tentacolo. Riesce a lanciare il colpo e vai. E provo a fargli un D6 ferite, se fa... Aspetta, lui è di livello 3, quindi fa un D8 ferite. Se riesce a fare 3 o più, lo uccide. E 4 o più lo uccide. Ne fa 8. Quindi il tentacolo ci saluta, ma lo passo fa 10 più 35, 45 punti esperienza. E va a 1105. E recupera un punto ferita con la sua cintura. E quindi niente, resta solamente il tentacolo che attacca Sanchez, che gli fa 3 attacchi
migliora la difesa e fa 3 ferite. Ora voi penserete, ma perché stai attaccando i tentacoli se comunque il Burrower li fa tornare in vita? Perché questa è una battaglia, se non lo dovessimo fare, questi tentacoli ci annienterebbero. Quindi praticamente riuscire a uccidere il Burrower significa riuscire a distruggere abbastanza tentacoli da subire meno attacchi possibili e ferire anche il Burrower, che non è cosa facilissima. Tocca la dottoressa Florence, che subisce 3 colpi di orrore, quindi subisce un punto sanità e prova a muoversi di un D6+1 di 5, che non è sufficiente ad arrivare in corpo a corpo col Burrower e non può attaccare questo tizio. In realtà ha la pistola lei pure, fa 1, 2, 3, 4, si piazza qui e spara con la pistola. A questo punto sì, cominciamo a ferire un po' il Burrower. Vediamo, tiriamo per colpire intanto. C'è un colpo solo, va a segno. E il colpo che va a segno, anzi, lo piazzo sul tentacolo. Sarebbero 3 ferite, meno 2, una ferita sola. Prova a lanciare il suo pugnale, quello una volta per combattimento, il boot knife. Ci riesce facendo un colpo critico, lo piazza su questo tentacolo, quindi fa un D6+2, 5 ferite, uccide anche questo tentacolo, quindi ci siamo sbarazzati completamente dei tentacoli. E quindi Florence ha fatto 35, quindi 70 per lei, va a 820 punti esperienza. Adesso tocca a Sanchez. Sanchez si muove di 5, 1, 2, 3, 4, e si ferma qui perché così non subisce l'eventualità di subire i colpi e si limita a... o spara 3 colpi di pistola o lancio una dinamite. La dinamite sarebbe meglio usarla sui tentacoli. In effetti al prossimo turno potrei provare a lamentare l'iniziativa di Sanchez e lanciare la dinamite sui... Sì. Allora, prova a sparare con la pistola. Purtroppo una sola, perché si è venduta la pistola normale. Quindi... Però fa 2 colpi critici. E il Burrower non è immune ai colpi critici. Quindi il Burrower subisce 8 ferite su 80. Quindi ha fatto il 10% delle ferite. Questo significa che fa 30 più 40, 70 punti esperienza. Sanchez va a 905 punti esperienza. Bene, tocca a Malopasso. Malopasso si muove di 6, 1 e 2, non può fare altro che piazzarsi qui. Recupera i suoi punti. No, li ha già usati perché si recuperano all'inizio del turno. Prova a sparare col suo shotgun. Portare un po'... avrei potuto usare... Sì, usa la sua... Rusty Badge, che gli permette di levare 3 punti corruzione. Ogni eroe che si leva punti corruzione può fare fino a più 3 attacchi. E in questo modo può sparare ben 5 colpi di doppietta. Io ho solo 4 di 8, quindi uno lo dovrò... Ah, non gli ho fatto fare né a lui né a Sanchez i colpi di terrore, scusate. Sanchez subisce 2 punti sanità, quindi va a 6 punti sanità persi, e Malopasso ne subisce 0. Allora, vediamo questi 5 colpi di shotgun. Un critico, un colpo normale, ne possiamo tirare un altro e un liscio. Peccato che non ha grit. E va bene, il critico fa 5 danni, che comunque è il massimo, e il colpo normale
ne fa 7, meno 2, 5, quindi il massimo. Ma lo posso fare 10 ferite al Burrower, portandola 18 ferite perse, e facendo in questo modo 50 più 20, 70 punti esperienza, il che lo porta a 1175. E con questo me lo passo a finito. E adesso tocca al Burrower. Quando tocca a lui, si tira un dado e si vede che succede. Risultato numero 6, Regenerate. Il Burrower e tutti i tentacoli si curano immediatamente un di 6 punti ferita. E un di 6 punti ferita, quindi il Burrower recupera 6 punti ferita. Porca miseria. Ma non è finita qui, magari. Dice, così non ci attacca, no. E poi ritira sulla tabella dell'intelligenza artificiale. Ritiriamo. Numero 10, Burrow. Il Burrower va sottoterra, quindi rimuovi il modello dalla mappa. Durante la sua prossima attivazione, invece di tirare su questo tiro, tira per un eroe random. Ok, quindi praticamente in questo momento è uscito dal campo. E poi vedremo che succede. È un nuovo turno, quindi appaiono nuovi tentacoli. Un di 3 più 1. Si tratta di 4 tentacoli, appaiono direttamente in agguato. Di 1 per eroe. E tocca a noi. Allora, tiriamo per la lanterna. Il tiro riesce. E purtroppo praticamente ci siamo consumati l'uso della budge di Malopasso così, col Burrower sotto. Allora, Molly si muove di 4, si piazza qui, si leva 3 punti corruzione in modo da avere 3 attacchi extra, e fa quindi 6 di base più 3, 9 attacchi col suo arco. Malopasso recupera i suoi punti fede. Ci sono 3 colpi critici, 3 colpi normali e 3 lisci. Allora, cominciamo su questo tizio. Un di 6 più 2 danni col primo colpo critico e muore. Un di 6 più 2 danni col secondo colpo critico e muore. Un di 6 più 2 danni col terzo colpo critico e muore. E a questo punto 3 colpi normali su quello lì, quindi a meno 1 e muore. Quindi ha fatto un'ecatombe Molly. Praticamente i tentacoli si sono trasformati in punti esperienza. Diventano 140 punti esperienza per Molly, che va a 680. Molly ha qua... No, ancora non ha recuperato gli altri. E a questo punto... Ah, Molly recuperava un punto sanità. Florence si muove di 5. Fa 1 e 2. Si piazza qua. Così quasi si beve un whisky per recuperare 5 punti sanità, nel suo caso tutti. Sanchez si muove di 4, 1, 2, 3, si piazza qua. Malopasso a questo punto si prova a curare, visto che non c'è molto altro da fare. Ci riesce, gli fa 10 punti esperienza e recupera 2 punti ferita. E va a 1185 punti esperienza. E si muove di 4. Si mette 1, 2, 3, 4 qui. E adesso tocca al Burrower. Che dicevamo, dopo aver fatto tutta questa storia, entra in uno spazio. Allora, no, dov'è? Burrow. Seleziona un eroe randomico, quindi l'eroe randomico è Sanchez, e centra il mostro su quel modello. Spunta così. Tutti i mostri colpiti subiscono un di 6 colpi che fanno 3 danni l'uno e lui viene spostato. Qui.
Quindi anche per questo un po' li ho scatterati gli eroi, cioè li ho ridistribuiti. E allora Sanchez subisce un D6, due colpi da 3 danni in uno. Prova a difendersi, si difende da uno e usa l'armatura sulle tre ferite subite. Qui non si fa niente. Ed è un nuovo turno. Nuovo turno significa che arrivano nuovi tentacoli. Si tratta di 4 tentacoli di nuovo, il massimo. Uno in agguato su ogni eroe. Tocca a Molly, che fa i suoi tiri salvezza orrore. Ne fallisce uno. Dopodiché prova a muoversi. Si muoverebbe di 2. Si piazza qua e spara le sue frecce. Si tratta di 6 attacchi. Prova a eliminare più tentacoli possibile prima che questi possano attaccare. Fa 2 critici e usa un punto grit per ritirare i tiri falliti. Quindi fa 3 critici in totale. E allora il primo critico su questo tentacolo qui lo uccide, quello su questo tentacolo qui, basta che non faccio uno per ucciderli, e quello su questo tentacolo qui lo uccide. Quindi Molly distrugge 3 tentacoli facendo 105 punti esperienza, quindi va a 785. Purtroppo non è riuscito a ucciderli tutti, ma insomma ha fatto abbastanza. Tocca al tentacolo che attacca Malopasso e fa i suoi 2 attacchi. 3 attacchi. Lo colpisce 2 volte, ma lo passo prova a difendersi al 5 più. E quindi subisce 3 ferite. Adesso tocca a Florence. Intanto deve fare di salvezza orrore. Riesce. Dopodiché prova a muoversi. Si muove di 2, quindi a questo punto ingaggia questo tentacolo e fa i suoi 2 attacchi in corpo a corpo. C'è un 6, quindi farà, è un critico che fa più 2 ai danni, ed è abbastanza da uccidere il tentacolo. Quindi Florence fa, abbiamo detto 35-70 per lei che li raddoppia, va a 890 punti esperienza. Tocca a Sanchez. Sanchez prova a muoversi, ma non si vuole muovere per non subire l'effetto del Flailing Mouth Tentacles. E prova ad attaccare a questo punto sia con le sue pistole, sia con la pistola che con la cavallo di Sabre. Quindi il bianco è il corpo a corpo, il rosso è la pistola. Ah, devo far rifare prima i test punti sanità. Subisce un punto sanità, va a 7 punti sanità persi, e dopodiché attacca un colpo critico, un colpo normale. Può ripetere un tiro, ne ripete uno un corpo a corpo che fallisce. Quasi quasi gli faccio spendere un grit per ripetere quegli altri 3, in modo che abbiamo un altro critico, un altro colpo normale. Quindi 2 critici e 2 colpi normali, ottimo. Di cui 3 di pistola. Allora, il critico di pistola fa 5 danni, perché ricordiamo che è il massimo che può fare. Il critico in corpo a corpo fa 4 danni. E i 2 colpi normali, che hanno difesa 2, fanno in totale 3 ferite. Quindi Sanchez ha fatto 9, 3, 12 ferite in 3 colpi. Quindi il Burrower ha 24 ferite perse su 80. E ripetiamo che dobbiamo dare i punti esperienza a Sanchez, che ne fa, allora mi sto un po' confondendo, 45 più 45 più 105, quindi va a 1010. Tutto questo sto morendo di fame, ma dovrò finire questo combattimento prima di
con la vittoria o con la morte. Tocca a Malopasso, che recupera i punti, li aveva recuperati all'inizio turno. In realtà si muove di uno, che è abbastanza da fargli fare un punto crit, che a lui serviva, e fa i tre colpi orrore, ne subisce uno, perde un punto sanità, e prova a sparare con lo shotgun innanzitutto, due colpi. C'è un colpo solo che va a segno, che fa 5 meno 2, 3 ferite, e lo teniamo. Lui può ritirare una volta, quindi facendo 3 ferite al burrower, prendo in allevo 2, aggiungo un 5, quindi va a 27 ferite perse, e Malopasso fa 15 più 15, 30, 30 punti esperienza, va a 1215. E a questo punto prova a lanciare uno smite. Che fa un 6, quindi non riesce. Pazienza. Tocca al burrower, vediamo cosa fa. Tiriamo la sua tabella. Numero 7. World Shatter. Comincia a far tremare la terra. Ogni eroe subisce un D6 più 3 ferite. E la Darkness si muove di uno spazio avanti, quindi aggiungiamo pure una carta Darkness. Vediamo la carta Darkness cos'è. Suffocato in Mist. Ogni eroe subisce 3 colpi. Dopodiché... Mamma mia. Cominciano... Ha anche senso la cosa, perché prende... Il tizio ha fatto tipo... Si è mosso a terra. Dei vapori cominciano a uscire dal suolo, e praticamente in questa stanza... Adesso, all'inizio di ogni turno, ogni eroe subirà 2 colpi. Quindi intanto ogni eroe subisce un D6 più 3 colpi. Allora, Molly ne subisce 5, più 3 di qui 8. Vediamo se riesce a resisterli. Ne subisce 4. Quindi Molly subisce 4 ferite. Florence subisce un D6 più 3, 4 e 3, 7. E subisce 3 ferite in totale. Sanchez subisce un D6 più 3, 6 e 3, 9 ferite. Prova a schivarle. Ne subisce 4, che può resistere con la sua armatura. Subisce una sola ferita, super tank. E Malopasso subisce un D6 più 3, 7, 3, 10. 4, 8, 9, 10. E quindi ne subisce in realtà 5. Subisce 5 ferite, ma lo passo da 8 ferite perse. E ha già, non ve l'ho detto, ma l'Ancient Coin l'ha utilizzato durante l'avventura, quindi non lo può più usare. Bene, il burrower ha finito, un nuovo turno. Facciamo il Holdback Darkness, prima di tutto, il tiro della lanterna, che è un doppio 2, quindi questo si muove di 2 caselle in avanti, però almeno non succede niente, perché la carta Growing Dread non la peschiamo. Quindi rischiamo di perdere l'avventura per il segnalino. Aggiungiamo i tentacoli. Arrivano 3 tentacoli. Quindi dobbiamo decidere un eroe che non è... Visto che Sanchez è ingaggiato qui, i tentacoli vanno automaticamente agli altri 3 eroi. Si attiva Molly. Deve fare 3 colpi terrore. Subisce 2 punti sanità. E poi deve fare... 2 colpi per i vapori, gas. Subisce un punto ferita e glielo faccio recuperare con l'abilità. Comunque un punto ferita lo recuperava con l'abilità da orfano. Si muove di 6, vuole allontanarsi da questa stanza con i vapori. Si piazza qui e lancia le sue 6 frecce. Uso l'abilità di grattarsi la barba, nel suo caso arricciarsi i capelli, per
farle recuperare tutti i punti grit, quindi 3 nel suo caso. E ho fatto bene perché ho lisciato con tutto tranne con colpo, quindi solo un grit per ritirare questi 5. Ci sono 4 colpi critici e un colpo normale. Allora, cominciamo con i critici. Con i critici basta che non faccio uno e uccido un tentacolo. Il tentacolo davanti a Molly muore. Il tentacolo su Malopasso muore. Il tentacolo su Florence non morirebbe, ma io uso una freccia speciale per raggiungere un di 3 ferite. Quindi restano un critico e un colpo normale. Questi 3 tentacoli ci salutano. E salutandoci Molly fa 105 punti esperienza, passa a 890. E dopodiché aggiungiamo un critico al Burrower, quindi un di 6 più 2 danni. Sarebbero 8, ma il Burrower ha endurance 5, quindi 5. È un colpo normale, che quindi è un di 6 meno 1. 2 ferite. Quindi Molly ha fatto un totale di 7 ferite al Burrower, portandola a 34 ferite perse su 80. E avendo fatto, abbiamo detto, 5 e 2, 7, fa 30 e 35, 65 punti esperienza. Quindi va a 955. Tocca a Florence, che prima di tutto subisce 2 colpi dai gas e subisce 2 ferite per i gas, 5 ferite perse, e poi subisce 3 colpi per il terrore del Burrower, subisce un punto sanità, prova a muoversi, si muove di 1, 2 e a questo punto si ferma qui e usa una benda su se stessa per curarsi tutto e una benda su Malopasso per curargli 6 ferite, e quindi dalla benda di Malopasso fa 30 punti esperienza e se faccio un 4 più recupero un grit, e recupero un grit andando al massimo che è 3. Leviamo gli 2 bende anche, 30 punti esperienza che come al solito le raddoppio, quindi ne fa 60 e va a 950 e spara con la sua pistola contro il Burrower, non colpendolo, ma quasi quasi usa un grit, perché no, e fa un critico, e il critico causa al vermone 5 punti ferita, che è il massimo che posso dire. E quindi lei fa 15 e 25, 40 per 2, 80 punti esperienza. Va a 1030. Quindi ha superato la metà per il livello 3, che salirà a 2000 punti esperienza. Tocca a Sanchez, che deve fare i suoi tiri di terrore per prima cosa. E ne fallisce 3. Quindi Sanchez ha perso in totale 10 punti sanità su 13. È quasi impazzito, stiamo quasi perdendo. Prova a muoversi, fa un 5, decide di restare lì dov'è e fa i suoi 6 attacchi. Ci sono 2 colpi critici e un colpo a segno. E io userei il grit per ripetere, perché dobbiamo cercare di ucciderlo il più rapidamente possibile. Sì, ci sono ben 3 critici e 2 colpi a segno. Complimenti Sanchez, di cui 2 di pistola. Allora, tiriamo i critici. I critici sono rispettivamente 5, 3 e 2. Lui può aggiungere più 2 al danno a un colpo, e lo fa subendo 3 ferite. Le 3 ferite comunque le può resistere con l'armatura, quindi al 3 o più. Ne resiste 2, ne resiste 1. Quindi tiriamo 4, passa a 5 ferite perse. No, 6 ferite perse, perché ne subisce 2.
E questo diventa quindi effetto 5-5-2 e i colpi normali. Quindi meno 2. 1 e 2. Queste sono le ferite che ha fatto Sanchez. Ben 15 in un colpo. Cioè in un turno. Complimenti Sanchez. E quindi il Burrower passa a 40-54 ferite perse. E Sanchez ha fatto, dicevamo, 15 ferite in 5 colpi, significano 150 più 75, 225 punti esperienza con questo attacco. 1235. Wow, complimenti Sanchez. Tocca a Malopasso, che recupera i punti fede, si muove, decide suo malgrado di mettersi qui, il che significa che deve provare un test di fuga o subire dei colpi. Il test di fuga è comunque al 3 o più, ci riesce. E per prima cosa vuole usare un whisky su Sanchez per fargli recuperare 5 punti sanità, e questo significa che fa 25 punti esperienza e va a 1240. Dopodiché deve fare i suoi test di terrore, ne fallisce uno, quindi subisce un punto sanità, e prova a sparare col suo shotgun due colpi, che sono due critici per 3 danni uno, e uno lo può ripetere, e un danno l'altro, quindi fa 4 ferite in due colpi, portando il Burrower. Aspetta, tanto che sono 4 ferite a 2 colpi, sono 30, sono 50 punti esperienza, va a 1290 e ha portato il Burrower a 10, 20, 30, 40, 50, 55, 58, restano 16 punti ferita, e usa, prova a fare uno smite per ferirlo ancora, purtroppo fallisce. In realtà potrebbe provare, sì, usa un grit, dai, per ripetere un dado. Se fa un 4 più, lo smite riesce. Sì, riesce. Quindi fa un di 8 danni al Burrower. E ne fa 5, sono proprio quelli che servono, questo Rembrandt. E facendo i 5 fa 10 punti esperienza per questo, per il potere. Più 15, 25, più 25, 50, va a 1340. Lo passo pure lui, una star. E il Burrower 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63. Gli restano 17 punti ferita. Ho sbagliato i calcoli prima. 17 punti ferita. Tocca a lui però. Vediamo che fa. Numero 7. World Shatter, di nuovo. Un di 6 più 3 colpi a tutti e muova la darkness di 1. Muovendo la darkness di 1, pesca un'altra carta darkness, appunto. Terror from behind, ambush attack. Un night terror. Porca miseria, non è il momento. Andiamo a prenderlo. Di un Night Terror che si piazza su Molly qui, è spuntato per darci fastidio. E vediamo che abilità ha. Dato che è in agguato ha iniziativa 5, la sua abilità è la numero 3, ovvero ha più 6 punti ferita, ha 18 punti ferita questo Night Terror. Uno doveva rompere le scatole. Ok. In più, un di 6 più 3 colpi a ogni eroe. Allora, Molly subisce 4 colpi, che prova a schivare. Ne schiva 3, quindi subisce una ferita. Va a 5 ferite perse. Flo subisce 9 colpi. Quindi 9.
Ragazzi, ne subisce 8. Porca miseria. Lei ha solo 12 punti di ferita, quindi 8 sono un brutto colpo per lei. Ma si può curare comunque. Sanchez ne subisce 8. Prova a difendersi al 4 più. I colpi di cui non si è difeso, può bloccarli con la sua armatura al 3 o più. Li blocca tutti. Quello è proprio il tank per eccellenza. Infine, ma lo passo, subisce 4 colpi. E ne para 3, quindi subisce una sola ferita. Ci è andata molto bene. Tocca a Molly, che deve subire 2 colpi terrore da lui e 3 da lui, quindi 5 colpi terrore. Devo tirare la lanterna intanto, prima di tutto, e mettere i tentacoli. Allora, tiriamo la lanterna. È un doppio 5. Doppio 5 significa che tutti subiamo di 6 colpi sanità. Allora, Molly ne subisce 5. Può resistere al 3. Ne resiste 2, quindi ne subisce 3. Va a 6 punti sanità persi, che purtroppo non sono la metà. Io spero di perdere la metà dei punti sanità con Molly. Flo subisce 6 colpi. Perché spero di perdere la metà? Perché l'abilità che ho preso con Molly quando ho livellato, e che voi non avete visto, le dice che lei ha un bonus di più 1 ai danni quando ha metà o meno punti sanità. Perché è pazza. Flo resiste tutto. Sanchez subisce 2 colpi sanità e si ribecca entrambi, ovviamente. E Malopasso ne subisce 6. Ne perde 1. E questo era il tiro per la lanterna. Poi ci sono il tiro, appunto, il terrore sia del Night Terror che del Vermone su Molly, e subisce un altro punto sanità, va a 7. Lei, per andare a metà, deve subirne 10. E arrivano i nuovi tentacoli. Si tratta di 4 tentacoli, quindi al solito 1 per 3 tentacoli, scusate. 2 vanno qua e uno deve essere randomizzato tra o Molly o Sanchez. 1, 2, 3 Molly Sanchez. Un tentacolo qui. E Molly finalmente prova a muoversi. Si muove di 6. Decide di restare qua. E fa i suoi 6 attacchi con l'arco. Un colpo critico, 2 colpi normali e usa un grit per ripeterne 3. Mettiamoli qua, dovreste vedere meglio. Un altro colpo critico. Ah, ma io non mi sono spostato. Ho fatto una grossa... Scusatemi, devo spostare qua. Perché sennò sono costretto ad attaccare il Night Terror. E allora, il primo colpo critico su questo tentacolo, che non lo uccide tranne se uso una delle mie frecce speciali, e lo faccio. Il secondo colpo critico sul tentacolo su Malopasso, anzi su di lei, Lorenz, lo uccido. Un colpo normale su questo tentacolo, ne faccio 3 e uso una freccia speciale per finirlo, e me ne restano 4. E l'ultimo colpo normale lo piazzo sul burrower, mi faccio un D6-1. 0. Posso aggiungere un D3 più 1 ferite, un D3 ferite con la freccia speciale, e lo faccio. Aggiungo 2 ferite, meglio di niente. Consigliamo un'altra freccia speciale. 2, 3, 4, 5, 6, ne restano 3. E il burro per subisce 2 ferite, quindi va a... Le ferite significano... Intanto Molly ha ucciso 3 tentacoli, quindi fa 100, 105 più 2 ferite qui. 15, 25, 130. Va a 1085. Wow! Meno male che non li ha quest'arco eccezionale con Spirit 6.
E poi Molly vorrebbe, a questo punto usa la Miner's Canteen per recuperare punti ferita. E li recupera tutti. Tocca a la dottoressa, che intanto subisce 3 punti terrore, quindi subisce 2 punti di sanità. Poi subisce 2 colpi dai gas, quindi subisce 1 punto ferita e prova a curarsi. Quindi 6 più 3. Si cura 4 ferite, se ne si cura un'altra volta, si cura tutto e consuma 2 bende. Quindi gliene restano 2. Dopodiché prova a muoversi, fa 4. Dato che si muove 1 e poi 2 qua, deve subire, deve fare 2 test di fuga. Il primo riusciti entrambi. E poi prova ad attaccare in corpo a corpo il burrower. Lo colpisce una volta facendogli un colpo critico, che fa 2 ferite, meglio di niente. Fa 2 ferite, quindi lei fa 50 punti esperienza, va a 1080 e tocca al Night Terror. Il Night Terror ingaggia o Malopasso o Molly. Molly è l'1, 2, 3, Malopasso, quindi fa 1, 2, 3, 4 e attacca Malopasso. Gli fa 4 attacchi che colpiscono al 5 o più. Non lo colpisce. Tocca a Sanchez, che deve subire terrore 3 dal verme e 2 dal Night Terror, e poi si mette male. E io direi che prima che lo subisce Malopasso usa subito il whisky su di lui, facendo recuperare purtroppo solo 2. Fa 10 punti esperienza, quindi va a 1350. Quindi facciamo fare questo tiro a Sanchez per la pazzia. Subisce 3 punti sanità, quindi va a 8 punti sanità persi su 13. Prova a muoversi, decide di restare là e fa i suoi consueti 6 attacchi. Rossa la pistola, ha colpito una volta in corpo a corpo con un critico e un colpo di pistola, e prova a ripetere un attacco con i suoi occhiali, ma non colpisce. Allora, il colpo critico fa 5 danni, perché ricordiamo che lui ha Endurance 5. Il colpo di pistola non è critico, fa 0 danni. Allora aggiungiamo 5 danni qua, quindi adesso ne ha persi 20, 40, 60, 72, ragazzi, gli restano 8 punti ferita. E con quei 5, quelle 5 ferite equivalgono a 40 punti di esperienza per Sanchez, che va a 1275. Tocca a Malopasso per recuperare punti fede, prova a muoversi, si muoverebbe di 2, vediamo se riesce a disingaggiarsi al 3 o più dal Night Terror. Ci riesce, lui vuole disingaggiarsi perché vuole mettersi qui, così non subisce nemmeno i colpi. Intanto subisce 5 colpi terrore, un punto sanità. Poi mi sono dimenticato la nebbia per tutti, tranne che Molly, che non la doveva tirare. Lei, la nebbia, subiva un punto ferita. Sanchez, niente. E lui ne subisce 2. Quindi 2 punti ferita a lei e 2 a lui. E poi prova a sparare col suo shotgun. Un colpo normale e un colpo critico. Il colpo critico fa 5 danni, che è il massimo. Il colpo normale, lo ripetiamo, visto che il suo shotgun può ripetere un tiro danno, fa 4 meno 2, 7. Ha fatto... Ah, lo lascia un punto ferita! Ragazzi, l'ha quasi ucciso.
7 ferite in due colpi sono 35, 30, 65 punti di esperienza per monopasso che va a 1415. Non ci posso credere, stiamo riuscendo a uccidere il burrower. Non ce l'ho mai riuscito prima, è un party veramente forte questo. A questo punto perché non proviamo a finirlo il burrower? Proviamo a fare smite. Dai, me lo passo, non farlo agire. Sì! Malopasso riesce a fare smite. Gli basta un punto ferita per uccidere, quindi nemmeno lo tiro il danno. 3 danni. Carissimo, è stato un piacere. Quindi Malopasso uccide il burrower con la sua fede. Non ci posso credere. Eccezionale. Uccide il burrower con la sua fede. Questo gli fa guadagnare altri 25 punti esperienza che lo portano a 1440. E fatto questo, finisce il turno perché dobbiamo ancora affrontare questo nuovo tizio. Facciamo un test per le tenebre. Che fallisce, quindi è quasi finito lì. Tocca a Molly. Dunque, Molly subisce 2 colpi terrore. Non ne subisce. Recupera un punto sanità. Prova a muoversi. Resta lì dov'è. Così non subisce il gas. E fa i suoi 6 attacchi d'arco. È giunto il momento di finire questa avventura. Ricordiamo che lui ha 18 punti ferita e difesa 3. Ci sono 2 colpi critici e 4 lisci. E i lisci li ritiriamo. Sono ben 5 colpi critici. Allora, questo mostro è Demon, quindi ho anche più 1 danni contro i Demon per il Mark of the Demon. Quindi faccio, visto che sono critici, un D6 più 2 danni di 1. Che dovrebbe lasciarci ampiamente. Tiriamoli in ordine. 5 e 7 e 5 e 6, 11 e 8, 19, è morto con le prime 3 frecce. Quindi l'ho ucciso in 3 colpi, che significa fare 45 più 90, 135 punti esperienza. Quindi va a 1220. Ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, fantastico! Quanto mi dispiace che vi siete persi la prima parte del video, e mi seccava veramente resettare tutto, sarebbe stato seccante, soprattutto visto che avevo aggiornato le schede, ma anche da un punto di vista di tempo e di voglia. Ragazzi, abbiamo finito l'avventura del burrower, non ci posso credere. Allora, obiettivo: ogni eroe guadagna un D6 per 200 dollari. Wow! Molly guadagna 400 dollari, va a 1545, ha quasi finito tutte le sue frecce. Florence fa 600 dollari, va a 1370. Antonio ne fa 400, va a 975 dollari. E Malopasso ne fa 1000, quindi va da 390 a 1390 dollari. In più ognuno di noi guadagna 40 punti esperienza perché stiamo per prendere 2 carte loot. Quindi Molly va a 1260, Florence viene il raddoppio, quindi ne fa 80, va a 1160, 40 su Sanchez che va a 1315 e Malopasso va a 1480. Vediamo le carte loot. Allora, Molly ha trovato 50 gold e 2 darkstone. Che schifo. Quindi 2 darkstone e 50 gold, quindi va a 1595 ori. Questa era Molly. Florence ha trovato una darkstone e 100
Ori. Quindi una Daxton per Florence è $100, va a $1470. Poi per Malopasso, per Sanchez un di 3 Darkstone è $250. Quante Darkstone? 2. 2 Darkstone. Guardate che pila di Darkstone. $250. Quindi Malopasso va. Scusate, 1225. Va a $1225 Sanchez, mentre Malopasso fa soldi. Oh, non abbiamo preso nemmeno una carta, cioè non abbiamo pescato le carte artefatto. Vabbè, tanto c'è andata molto bene questa Sanchez. Oh, un di 6 per 50 sono 150 più un di 6 per 25 $200. Malopasso va a $1590. Bene, adesso dobbiamo tirare tutte le corruzioni. Dunque, cominciamo da Molly. Intanto fatemi vedere quante frecce ha consumato su 9 che ne aveva, 3 e 6. Quindi le restano 3 frecce. Speriamo che riesca a rifocillarle presto. Poi, quanta corruzione deve tirare Molly? Allora, lei ha 2 segnalini Darkstone tra gli oggetti, più 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi devi tirare 12 dadi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ogni 1, 2, 3 causa un colpo corruzione. Subisce 5 colpi corruzione che può resistere al 3 o più. Subisce 2 punti corruzione. Quindi Molly si becca 2 punti corruzione e si tiene le sue 10 Darkstone. Ok. Florence ha 4 Darkstone. E la Folle in Gunfighter Pistol. Quindi tira il Darkstone Blade pure. Quindi tira 6 dadi. Subisce 5 colpi corruzione e può resistere al, se non sbaglio, 3 o più, sì, al 3 o più. Subisce un punto corruzione. E ricordiamo, ha 4 Darkstone. Sanchez ha 1, 2, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, anche lui ha 10 Darkstone. In più ha un oggetto, la Gunfighter Fallen Gunfighter Pistol col simbolo della Darkstone, quindi subisce 11 dadi. Deve resistere 4 colpi corruzione. Ne resiste 2 e con il suo Tattered Duster può prevenire questi due colpi al 5 o più. Non li previene, quindi va a 5 punti corruzione e muta. C'è una mutazione per Sanchez. Vediamo che cosa gli capita. Come al solito il dado rosso rappresentano le decine. 56. Fused with Darkstone. Tutte le Darkstone che stai portando si sono fuse a te. Non possono essere vendute, usate o perdute in qualunque modo, finché non vengono rimosse al Dock Office. Sì. Io direi che a questo punto, visto che è capitata questa mutazione, usiamo subito l'abilità una volta per avventura di Florence di operare Sanchez, quindi lo può operare al 4 più, però se fa 1 gli fa perdere un punto ferita permanente. Fa 2, prova a ripeterlo col grit,
5, è riuscito a operarlo, quindi la mutazione non gliela scriviamo nemmeno, perché Florence è riuscita a curarglielo. E quando Florence cura una... scusate un attimo, quando Florence cura una mutazione, fa un'operazione, dovrebbe fare punti esperienza se non sbaglio. Sì, 50, scusate se ho incasinato e tutto. Quindi Florence fa 50 e gli raddoppio 100, va a 1260 punti esperienza. Però ha salvato praticamente Malopasso. Sanchez. Sanchez oramai è diventato il doppione di Malopasso. Sanchez ha... Malopasso ha una Darkstone che non tirerà, perché ha il come si chiama, il in quanto ha il Darkstone Chest, il Tomb Chest, però ha due simboli Darkstone nel Cursed Coin e un simbolo Darkstone nel Void Hood, quindi quelli di quei tre li deve tirare a prescindere. Allora tiriamo, subisce tre colpi, vediamo se gli resiste altro più, gli resiste tutti e tre. Con questo è finita l'avventura, ragazzi. Di nuovo mi dispiace che il video è stato tagliato a metà e vi siete visti solo il combattimento finale, ma è stata veramente una bellissima avventura. Con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima, sperando che non ci siano altri problemi. Grazie ancora per del fatto che seguite queste avventure. A presto.